Qualche giorno fa stavo cercando di aggiornare il computer qui dello studio, cambiando il processore per uno un pochino più performante. E mentre lo facevo, ho fatto anche alcune storie su Instagram e c'era anche qualcuno di voi che mi stava anche rispondendo. Solo che ad un certo punto mi sono bloccato di fare le storie quando ho fatto partire il computer e non è ripartito. Quindi per tutti quelli tra voi che sono rimasti così un po' in suspense, in suspense, e volevano sapere come è andato il computer, l'ho rotto. Ma adesso vi racconto meglio. Un po' di mesi fa, mentre stavo lavorando ad alcuni progetti qui con Cubase e il computer, ho cominciato a sentire questo computer un pochino più pesantino, un pochino più lentino. Ma giustamente, è un computer che ho assemblato nel 2017, comincia ad avere i suoi anni, mentre il software chiaramente è andato avanti, si è aggiornato e quindi è diventato tutto un pochino più pesantino. E allora ho detto, magari dovrei cambiarlo questo computer, però il tempo di cambiare tutto, cioè di smontare tutto, mettere processori, scheda madre, eccetera, eccetera, e poi di reinstallare tutto il sistema, veramente non ce l'ho sempre, perché sono sempre in continuazione a fare qualcosa, non solo per me ma anche per gli altri, quindi tutto questo tempo non ce l'ho. Allora ho pensato, magari se riuscissi a trovare un processore un pochino più performante da mettere qui dentro senza cambiare assolutamente nulla, ce lo monto dentro, faccio ripartire tutto e acquisto un pochino più di velocità. Solo che guardando un pochino in giro, i processori che potevo mettere qui dentro, perché questo è un computer chiaramente del 2017 che ha una scheda madre con un socket, che è dove si mette il processore, Skylake LGA 1151, per chissà cos'è. Vabbè, adesso stiamo diventando un pochino nerd, ma è giusto per far capire, insomma, di cosa stiamo parlando. E quindi mi sono fatto un po' una ricerca per quelli che potessi io mettere qui dentro e il massimo che potessi mettere in questa scheda madre è un i7-7007. Allora mi sono fatto un po' una ricerca in giro su internet per vedere se riuscivo a trovare qualcosa, ma tutte le cose che riuscivo a trovare o erano nuovi, quindi impacchettati, e costavano praticamente come i processori di adesso e quindi non ne valeva la pena, oppure erano usati, costavano più o meno uguali, ma poi realmente quando si compra un processore usato non è così semplice, perché magari c'è qualcuno che ha fatto gli overclock e quindi l'ha sfruttato tanto, o magari appunto come me lo tiene acceso tutto il giorno, quindi veramente sta lavorando tanto. Ma poi realmente ho rimandato e ho continuato a lavorare in questa maniera, realmente, fin quando un giorno mi contatta uno di voi, tra l'altro, che mi chiedeva una consulenza di audio per le cose che lui fa, e mentre parlavamo mi dice, sai che comunque io lavoro con i computer e magari ti potrei trovare io un processore adatto a quello che a te serve. E così ho fatto il castratore di canguri. Ho preso la palla al balzo. Battuta copiatissima, lasciate perdere. Insomma, gli ho detto assolutamente, te ne sarei veramente molto grato, perché non riesco a trovare assolutamente nulla che comunque abbia un costo decente e che nello stesso tempo non sia ultra sfruttato. E così poi lui si è messo alla ricerca di questo processore e dopo qualche settimana me ne ha mandato uno, e cioè l'i7-7007, che è il processore più grande che potrei mettere qui dentro. Solo che poi è stato fermo qui 2 mesi e mezzo a prendere la polvere, perché chiaramente, come sempre, non ho mai tempo di fermarmi e di fare queste cose. C'è sempre da lavorare, c'è sempre da fare qualcosa, quindi il computer è sempre acceso e non lo posso mai staccare. Fortunatamente però un giorno, ricordo ancora che era venerdì, ho detto oggi ho un pochino meno cose da fare, magari oggi potrei fare questa cosa di cambiare il processore, tanto comunque è una cosa velocissima, basta togliere il processore vecchio, metterci quello nuovo, richiudere e fare ripartire, non devo reinstallare nulla, assolutamente niente. E così ho fatto, ho staccato tutto, spento tutta la corrente, mi sono buttato lì sotto, ho aperto il computer, tolto il processore e nel frattempo, appunto, come vi dicevo, facevo delle storie su Instagram dove qualcuno di voi appunto mi stava anche rispondendo, mandando messaggi. Solo che ad un certo punto mi sono bloccato di fare le storie quando ho premuto il tasto dell'accensione del computer e non è ripartito niente. E per chi non avesse visto le storie, ve le faccio vedere adesso. Forse oggi riesco a cambiare il processore del mio computer, o meglio il computer dello studio, quello lì sotto, che ha sempre avuto un i5 e adesso avrà un i7, comunque non nuovissimo, grazie Alessandro, ma almeno andiamo un pochino più veloci, perché questo sta andando abbastanza lento. Forse sono i programmi nuovi, o forse che c'ho un sacco di roba dentro, ci sono un sacco di cose collegate via USB, un sacco di hard disk. Vabbè, comunque adesso vediamo se ci riesco a cambiarlo il processore, perché la prima paura che ho è quella di cambiare il processore e
dover reinstallare delle cose. Questa è la mia paura più grande, perché sto facendo vari lavori e quindi se mi si ferma il computer è un grosso problema. O meglio, se mi devo mettere a reinstallare tutto o molte cose. Ma innanzitutto vediamo se riesco a cambiare il computer, cioè il processore. Riusciranno i nostri eroi? Processore i7, se non ricordo male, 7700, 7500, 7000 qualcosa. Che quello è il massimo che supporta la mia scheda madre. Dopo di quello ci sarà da cambiare tutto il computer. Abbiamo anche una siringa con la pasta da mettere sopra il processore. Vi faccio una punturina. Fatemi in bocca al lupo, perché è un po' che non metto questa roba. Sarà tipo il 2018 che ho messo il computer lì dentro, l'i5 che c'è adesso. Quindi stiamo parlando di 5 anni con lo stesso processore e ha mandato avanti tutto lo studio fino adesso. Adesso lo devo cambiare, ma non è una cosa che faccio tutti i giorni. E poi un altro problema è che qui sotto ci sono una marea di cavi, quindi dovrei staccare tutto il computer e poi ricordarmi tutto come è attaccato, perché altrimenti, specialmente la roba tipo USB, si incavolerà, il computer dirà: "Ah, non trovo quello, ah, non trovo quell'altro". Quindi sto pensando di buttarmi lì sotto, aprire il computer e fare tutto lì. Con sto caldo poi. Vediamo un po'. Ah, ogni tanto ritorno sotto la scrivania, come qualcuno già sa. Mi toccherà smontare tutto, mi sa, alla fine. Oh, sono riuscito ad aprire il computer e mi sa che c'è un po' di polvere, giusto un pochino. Ah, il ventilatore pensavo fosse più grande, invece è quello standard Intel, quindi adesso comincio a fare un po' il nerd qua. I vari hard disk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hard disk. L'interfaccia grafica, o la scheda grafica, o la scheda video, chiamatela come volete. Qui ci sono le RAM, per chi non sapesse sono quelle. E ci sono ancora due slot che potrei occupare con l'altra RAM, ma non ne ho bisogno realmente fino adesso. Inventatore, dovrò togliere un po' di polvere. A proposito, per i nerd, quelli nerdoni, come va il cable management che ho fatto 5 anni fa, 4 anni fa? I5, i7. Ah, ecco, è un 7700, non 7500. Mentre questo è un i5 6500, che non si vede perché c'è ancora la pasta sopra, e il mio dito sporco che con il macro si vede ancora di più. No, mi sa che mi toccherà tirarlo fuori il computer da qui, perché è veramente complicato mettere il processore in verticale. Se ne casca. Purtroppo c'è la forza di gravità, questa cosa che non se la potevano dimenticare. Mi toccherà tirarlo fuori tutto, staccare tutto. Aiuto! Forse ce la faccio così. L'ho incantato il computer, così il processore si dovrebbe mantenere. Speriamo. Anche se ho dovuto togliere tutti gli hard disk di backup che erano lì sopra e buttarli dietro, cercando di non staccarli, perché poi se stacco, chiaramente c'è da rifare tutto il processo, di riattaccare, le USB sono quelle giuste, quelle sbagliate. Non ricordo bene dove va la freccettina. C'è una freccettina qui. Dov'è? Dov'è? Eccola, è lì sopra. Questa. Ma dove andrà? Da quale parte? Ci dovrebbe essere scritto da che parte. Non ricordo. Vediamo un po'. Forse è lì sopra a destra. Giusto? Qualcuno ha delle informazioni in più? Mi sa che ce l'ho fatta. Processore dentro. Chiaramente non lo so se funziona, però dovrebbe andare bene. Pare che è entrato.
C'è un po' di polvere a questo dissipatore, giusto un pochino. Oh, com'è nuovo, più o meno. Insomma, non è pulitissimo, però la polvere, il grosso è andato via. Il grosso è fatto, come diceva la mamma di Giuliano Ferrara. Adesso, prima di rimettere il dissipatore, ci vuole la pasta. Vediamo se la so mettere. Intanto sono qui, subissato dai cavi. Dal computer c'è il cavo multipolare qui, che arriva al mixer. Tutti gli altri cavi. Praticamente la metto qua. Speriamo di non fare casini con il cellulare in mano e la siringa sull'altra mano. Vediamo un po'. Una puntina qui al centro. Vediamo un po'. Uscirà. Eccola. Secondo me basta. Un pochino di più. Ok. Vabbè, basta così, dai. Ok. Insomma, non sono il massimo a fare una cosa del genere, ma anche perché non lo faccio mai. La cosa più complicata del mondo è rimettere il dissipatore. Molto più facile mettere il processore e tutta la pasta che non il dissipatore. Mi sta facendo sudare. È rientrata nella parte bassa, ma nella parte alta no. E non vuole rientrare. Eppure il buco è lì. Niente, sembra che ci entri, ma poi non ci entra. Mi sei uscito un pezzo. Ma meglio senza un pezzo? Vabbè, adesso lo mettiamo. Però finalmente il dissipatore è dentro. Adesso rimettiamo il pezzo qua e poi forse è a posto. Sembra che vada bene. Vediamo. Oh, tu guarda, non so come, ma adesso non si muove più. Ah! Ci sono riuscito! Bene, adesso basta riattaccare la corrente, questa qui su. E poi vediamo se non scoppia! Vi faccio assistere. Accendiamo la corrente. Fin qua. Ok, adesso andiamo al computer. Lo lasciamo ancora incantato per adesso, così se non funziona, succede qualcosa, possiamo fare qualcosa. Adesso vediamo se non scoppia. È acceso. Panico, ansia. Non funziona. Non va. Non si accende. Ah. A questo punto però, come avete visto, ho premuto il tastino di accensione del computer, si è acceso il LED blu, si è acceso il monitor, ma non è partito assolutamente nulla. E lì mi sono bloccato di fare le storie su Instagram e siete rimasti in suspense. Perché realmente ero entrato in panico mentale, non tanto per il computer, che alla fine è un computer, ma per il fatto che il giorno dopo avessi dovuto lavorare e quindi non avere il sistema attivo significava non avere lo studio. E a quel punto allora mi è venuto in mente cosa posso fare. Ho fatto varie prove, ho fatto reset al CMOS, ho fatto un sacco di cose. Il computer non ripartiva assolutamente, non faceva niente, non faceva bip bip, non faceva nessun rumore, assolutamente niente. Tranne l'alimentatore e il LED blu, non si accendeva assolutamente nulla, non faceva assolutamente nulla in nessun modo. Allora ho pensato, vabbè, magari rimetto il processore vecchio, così faccio ripartire tutto e ho il computer attivo. Ho rimesso il processore vecchio, ho premuto di nuovo l'accensione, non si è acceso lo stesso. Pensavo ancora al giorno dopo, come avrei potuto fare a lavorare. Allora mi è venuto in mente di chiamare la persona che mi aveva venduto il processore, visto che comunque è un tecnico di computer. Ho detto, magari mi può dire qualcosa in più, mi può aiutare in qualche maniera. Anzi, adesso lo chiamiamo, ve lo faccio dire da lui, anche che panico ero. Ciao Red, eccoci. Oh, chi si vede? Oh wow, hai uno sfondo tech.
Esatto. Io chiaramente tu mi guardi di qua, io ti vedo di qua, chiaramente la fotocamera di là. Esatto. Come stai? Bene, caro, tu? Adesso meglio. Adesso posso immaginare. Sì, sì, posso adesso immaginare. Meglio. Tu l'hai visto meglio come stavo, io non lo vedevo chiaramente, però... Sì, ti ho visto un po' preoccupato, Red, leggermente preoccupato ti ho visto. Visto che tu l'hai visto e io non l'ho potuto vedere, raccontalo alle persone, così magari... Ragazzi, allora vi faccio ridere, brevemente funziona in questo modo: abbiamo recuperato il processore per aggiornare il PC di Red. Non riuscivo a trovare nulla, invece poi sei arrivato tu in soccorso. Ho qualche contatto in più per cui è a disposizione. Giusto. Quindi niente, fondamentalmente abbiamo recuperato il processore, Red con molta dovizia, con molta praticità si mette lì a fare l'aggiornamento della CPU, smonta tutto. A un certo punto, Houston, abbiamo un problema, porto il PC. Allora, a un certo punto, ragazzi, vi garantisco che c'è stato un momento in cui, secondo io, vedevo poi la gocciolina di sudore sulla schiena di Red, che lo stavo facendo impazzire. Perché c'è da dire che poi quando l'ho chiamato, chiaramente io ho fatto un po' di prove, un po' di cose, insomma, non volevo far vedere a lui che, insomma, che avevo fatto il disastro, fondamentalmente. Che poi non lo sapevo neanche io se fosse un disastro, perché comunque ho fatto un po' di prove, ho fatto un po' di cose e non mi sono preoccupato in quel momento. Però secondo me la mia faccia era un po' diversa. Ma ti dico la verità, onestamente, anch'io, se vi sei notato, ci ho messo un attimino a capire dove potesse essere il problema, perché chiaramente vuoi escludere sempre le cose più complicate, parti sempre da quelle più semplici, quindi non so, la RAM incompatibile, il processore che non è compatibile con la scheda madre, il BIOS che non è aggiornato nella scheda madre, quindi abbiamo cercato di fare tutte le procedure, resettato la scheda madre, ma comunque non ripartiva. Sì, infatti alcune cose che mi avevi detto tu di fare, io alcune le avevo già fatte, tipo il reset di queste cose qua. La RAM no, non ci avevo pensato, però in effetti questa roba qua l'avevo fatta, quindi in qualche modo, diciamo, ero tra il tranquillo, io secondo me, ovviamente, certo, tra il tranquillo, però nello stesso tempo dicevo, magari mi può dire comunque qualcosa in più e lo risolviamo, ma poi continua, perché comunque... No, allora ti dico, io ovviamente lavorando nel settore ho qualche anno di esperienza, ne ho visti veramente tanti, i computer più moderni sono anche più semplici da sistemare, tra virgolette, perché tirando degli indicatori che quelli di prima non avevano, quindi abbiamo fatto un po' di prove, provato a smontare tutti i dischi, provato a rimuovere la RAM per vedere se partendo dava qualche segno di vita, qualche segnalazione di errore, e non dava nessuna segnalazione di errore. Quindi non ripartiva, schermo nero, ventole accese e non faceva nulla, assolutamente. Esatto, non faceva assolutamente nulla. E purtroppo quando hai fatto tutte le prove del caso, quindi provato a vedere se la RAM è a posto, se il processore è messo correttamente, se il sistema di raffreddamento funziona e quindi la CPU non si blocca per surriscaldamento, che è probabilmente un problema di hardware. Quindi bisogna poi capire dove sta il problema di hardware. Adesso questa la raccontiamo meglio, perché mentre poi parlavo con lui, no, giustamente lui è in remoto, nel senso non è che è venuto qui, ma certo, era, tu sei dalle parti di Milano, io sono qua, esatto, invece dalle parti del nostro Abruzzo con gli arrosticini. E mentre eravamo chiaramente in remoto, lui mi diceva cosa fare, chiaramente fai questo, prova quell'altro, ad un certo punto anche lui mi ha detto, a questo punto fai questa prova, rimetti il processore vecchio, così vediamo cosa succede, anche se io l'avevo già provato ma non funzionava, però ho detto, esatto, magari sai, c'è lui, mi può dire comunque, esatto, qualcosa in più, magari ho sbagliato qualcosa nel rimettere il processore o magari in effetti poi, esatto, mi hai detto che quando poi giustamente mettendo il processore nuovo, qualsiasi processore nuovo, la stessa scheda madre deve comunque rendersi conto di questa cosa, del fatto che, sì, ci sia stato questo cambio. E ho detto ok, c'è lui, mi faccio dare una mano, cambio il processore, adesso sicuramente rimettendo il processore nuovo funziona, certo, ok? Rimetto il processore nuovo e cosa succede? Succede che non riparte nulla. Esatto. E allora giustamente lui mi dice forse qualche altra cosa, tipo per esempio mi ha detto di aggiornare il BIOS. Sì, esatto. Allora a questo punto tolgo di nuovo il processore, aggiorniamo questo BIOS, così lo mettiamo quello nuovo, esatto, e aggiorno anche il, esatto, BIOS. In questo momento, mentre lui mi diceva cambia il processore, mi è andato l'occhio sulla scheda madre e sul socket e ho visto come se fossero dei brillantini. Delle cose brutte, esatto. Visto le cose e allora, brutte. Quei brillantini, quando poi ho detto, guarda, ma io vedo delle cose che brillano lì sopra. Lui però aveva già fatto una faccia strana che io non avevo capito in quel momento. Esatto, perché erano i pin fondamentalmente del socket che accoglie il processore. Ma non è, l'ho rotto io praticamente. È colpa tua, ripeto, perché può capitare molte volte che la pasta siliconica, che alla fine è una specie di collante anche, che tiene attaccato il dissipatore al processore, si indurisce tanto, per cui in realtà è uno strato che c'è fra il processore e la ventola, il dissipatore. Si indurisce tantissimo col tempo, per cui rimuovendo
il dissipatore, se il processore non è stato sbloccato correttamente, lo fa piegare fondamentalmente, quindi hai probabilmente piegato i piedini in questo modo. Allora, i processori Intel, quelli di ultima generazione, quindi anche dalla serie 7 in poi, sono piatti sotto, quindi hanno i connettori direttamente, diciamo, di metallici. Sì. I pin di collegamento sono sul socket. Invece AMD ancora utilizza il vecchio metodo, i pin sono sul processore. Per cui con AMD contrario. È molto più facile che tu rompa il processore quando sbagli. Con le schede madri Intel rompi direttamente la scheda madre. E non so cosa è meglio per i due, sinceramente. Nel mio caso è stato anche peggio, perché quello che volevo fare era non tirare fuori il computer da qui sotto, perché fondamentalmente esatto. Ci sono tutti i cavi, le firewall, USB, esatto. Gli hard disk, insomma, poi Windows è un po' particolare quando tu stacchi tutta quella roba, quando poi la riavvii lui non trova gli hard disk, e giustamente ci sono hard disk con campioni, hard disk di registrazione, sistema, eccetera eccetera, che se avessi dovuto fare tutto da zero, ristallare tutto da zero, meglio non trovare tutte quelle porte, perché fondamentalmente quello è il problema. Nel momento in cui stacchi, poi lui, vedendo qualcosa di nuovo, dice: ah, non c'è più questo, ah, non c'è più quello. Allora la mia paura era non voler fare tutto quel lavoro e riattivare subito lo studio, ed è per quello che non ho tirato fuori il computer. È stato quello il motivo di non fare tutto il lavoro, che però poi alla fine è risultato peggio. Un consiglio che posso dare a tutti quelli che ci stanno seguendo è questo: che fondamentalmente quando si cambia un componente del computer, qualunque componente, scheda video, processore, scheda madre, allora io consiglio, se possibile, di reinstallare il sistema operativo. Perché Windows purtroppo lascia pezzi di driver in giro, e anche rimuovere tutto in generale lascia un sacco di pezzi di software in giro per il computer. Quindi, se possibile, il suggerimento che do è di fare un backup dei propri dati e reinstallare il sistema da zero. È sicuramente la strada migliore, anche perché a lungo andare, continuando a aggiornare driver, aggiungere cose che rimangono lì, il PC rallenta. A quel punto ovviamente lo studio era totalmente fermo, perché senza il computer lo studio non va da nessuna parte, è il computer esatto. Il cuore dello studio, come dicevamo esatto. Prima. E quindi praticamente ero fermo qui e ho dovuto un po' ripiegare per il portatile, rimettere qui il portatile, e per quanto fosse una cosa che comunque nella mia mente era vabbè, comunque si può fare, attacchi la scheda audio, metti delle cose, poi non è che serve sempre tutto lo studio a disposizione per fare tutte le cose, ho detto metto il portatile. Realmente non è proprio così. Nel momento in cui c'è un sistema tutto attivo, tutto pronto per funzionare, nel momento in cui cambi qualcosa manca sempre quella cosa, ah, adesso mi serviva di attaccare il microfono, ah, adesso. Ed è stato il caso per esempio delle schede audio, che comunque le Motu, che sono qui installate dove c'è attaccato tutto lo studio, quindi tutti i cavi, tutti il mixer, tutta la roba attaccata sulle Motu, ovviamente sul portatile non le potevo usare, ed ho usato la ID14 della Audient per fare tutto il lavoro, diciamo quel po' di lavoro che potevo fare in quella maniera. Sicuramente è stato provvidenziale, però comunque non è la stessa cosa lavorare che con uno studio intero. Ma ad un certo punto, mentre stavo lavorando con il portatile, frustrato dal fatto che non potessi usare tutte le cose collegate allo studio e tutto lo studio, perché sì, si può fare, si può lavorare solo con il portatile, una scheda audio e magari una tastiera, però chiaramente avere tutto lo studio a disposizione mi fa andare molto più veloce nelle cose che faccio. Allora ho pensato: e se magari provassi io a piegare i piedini uno per uno fino a metterli a posto per poi far ripartire il computer? E allora ho preso una pinzetta da elettronica, cioè questa, ve la faccio vedere, questa qui, che ha una punta che praticamente è uno spillo, che se la metto su un dito e spingo un attimo mi fa il buco. Ovviamente non ci provo, non ho voglia di bucarmi il dito e neanche di prendermi qualche malattia. Ma quindi mi sono buttato lì sotto, ho preso il cellulare, l'ho usato come microscopio, e adesso vi faccio vedere la dimensione di questa pinzetta confronto ai piedini della scheda madre. Non riesco a capire se questo è piegato oppure no. Non riesco a capire neanche perché comunque si vedono i pin. Uno lo vedo piegato, però quelli saranno piegati. Poi oltre questo, qui giù ci sono anche questi pure mi sembrano piegati. Non riesco a capire, a distinguere. Che miseria,
anche questi. No. Ma a questo punto c'è anche un pelo in mezzo. Un pelo? Un capello? Di qua invece niente. Solo che dopo 45-50 minuti che stavo lì piegando i piedini, all'ennesimo piedino, mentre lo stavo piegando, l'ho rotto. E quindi a quel punto non c'è stato più niente da fare. E sono stato quindi una settimana senza computer, mentre chiaramente Alessandro cercava di risolvermi la situazione in qualche modo, che non sapevamo ancora come, perché chiaramente il computer che è qui sotto non è nuovissimo, insomma, non è che possiamo andare su Amazon, compro i pezzi nuovi e ce li rimetto dentro, perché Certo. chiaramente, qui lo puoi spiegare tu. Avevamo anche l'esigenza di recuperare qualcosa che fosse compatibile, appunto per evitare di dover installare tutto il sistema. Quindi abbiamo cercato una scheda madre che fosse uguale identica a quella che avevi. Questo è stato il punto della situazione. Certo. Lui ha dovuto fare un po' tutto una ricerca per cercare una scheda madre che ci stesse bene lì dentro e non una scheda madre nuova, quindi non una roba Certo. che si Certo. trova in giro. Abbiamo cercato quindi all'inizio proprio la stessa scheda madre, ma non si è trovata perché fondamentalmente non c'era nessuno che l'aveva disponibile neanche nell'ambito dell'usato. E allora abbiamo trovato una scheda madre di una marca simile, nel senso che alcune marche principali hanno delle sottomarche che alla fine propongono lo stesso prodotto ma con un nome diverso. Quindi abbiamo preso una marca, appunto una scheda madre compatibile, che addirittura era lo stesso identico modello con delle feature in più aggiornate dopo un paio d'anni. E fu così che praticamente mi sono messo lì, questa volta però per terra con il computer bello aperto, tutto quanto, comunque bello pulito. Cioè, avevo attorno le luci, avevo attorno i cacciaviti, tutta insomma, tutto bello pulito perché ovviamente a quel Esatto. punto avevo capito che forse era meglio mettermi lì tranquillo, rimettere a posto tutto. E c'è stato lui che chiaramente via telefono mi ha guidato su quelle cose, perché a quel punto ero un po' anche traumatizzato. Beh, oggettivamente te la sei cavata bene, onestamente, nel senso, veramente poche indicazioni perché si vede che comunque hai a che fare con la tecnologia, quindi non è un complimento Grazie. gratuito, eh. Dammi un voto sul mio lavoro, sul mio operato. Allora, sulla parte iniziale un 3-4, tutto. Sulla parte Alla... finale, diciamo che secondo quadrimestre hai recuperato e quindi fondamentalmente hai promosso, promosso, senza riserva. Però dai, poi ho messo la pasta. Esatto. Come ho messo la pasta? Benissimo, un pochino in più perché se ti ricordi quando poi hai smontato il dissipatore era un pochino fuori. Sì. Molte volte quando si posiziona la pasta siliconica, quindi la pasta termica sul processore, ci sono dei video in cui c'è gente che praticamente prende i tubetti di dentifricio e li spalma completamente. Io ho visto gente che ci ha messo davvero il dentifricio, sono dei video che girano su YouTube e hanno Seriamente? fatto test, c'è da ridere veramente Seriamente? perché. Sì, E giuro. funziona? No, No. non basta. Ne basta la quantità minima perché il dissipatore che preme sul processore, prendete a contatto quasi, automaticamente spande la pasta in maniera corretta. Quindi ne basta veramente pochi millimetri, un paio di millimetri e basta. Un Tipo per esempio, io ne ho messo un po', però fondamentalmente una goccia chicco di realmente. riso, tecnicamente, proprio la grandezza di un chicco di riso. Ecco, vedi, il chicco di riso. Esatto, Interessante, un esatto. chicco di riso di pasta funziona. Esatto. È di buona qualità. Chicco di riso di pasta, ma Questo ok. non è male. Sì, questo è interessante. Bagaglino arriviamo. È uno di quei componenti che per assurdo abbassa 2-3 gradi la temperatura del processore, quindi deve Wow. essere sempre di qualità. Ci sono delle marche o dei. C'è qualcosa di specifico sulla pasta da dover leggere Ma o. guarda, io come a livello di dissipatori uso sempre una marca, posso fare il nome? Sì, Uso una assolutamente. marca che si chiama Noctua, che
che è una marca europea, tra l'altro, sono i migliori del mercato. Hanno dei dissipatori ad aria che non invidiano nulla a quelli al liquido, quindi sono veramente dei prodotti di qualità. Nella confezione in genere ti mettono sempre la loro pasta siliconica, quindi quella Noctua è molto molto valida. A questo punto abbiamo rimontato tutto, Esatto. abbiamo attaccato. La fattina delle schede madri ci ha aiutato stavolta. Ok, Collegato tutto. soprattutto le mie mani che non l'hanno rotta. Ecco, Esatto, ed è partito il primo colpo, stranamente, giusto? esattamente. Poi niente, quindi riavviato il PC, i primi driver si installano in automatico quando il PC è collegato ad internet, abbiamo fatto subito l'aggiornamento del BIOS, immediatamente, e il PC da quel momento non ha dato particolari problemi, mi sembra di ricordare. In sé no, Vedo fin l'aiuto. quando siamo arrivati alle mie schede Motu, che chiaramente non sono nuovissime, sono delle Motu che chiaramente hanno un po' di tempo, perché sono qui dentro da più o meno il 2004-2005, insomma sì, ovviamente è arrivato il momento di farle andare via, ma intanto comunque stanno lavorando ancora, che sono interfacce audio un po' datate e che quindi vanno collegate via FireWire. E lì è arrivato l'ulteriore problema, cioè. Esatto. Il problema era fondamentalmente che c'era un problema di compatibilità, e quindi con le schede di firewire che avevi in precedenza acquistate sull'altra scheda madre, quindi che usavi sull'altra scheda madre, non erano compatibili con questa. Le Motu richiedono, da tua indicazione, cosa che non sapevo, un chipset della Texas Instruments. Quindi siamo andati a cercare su Amazon delle schede firewire che avessero il chipset di Texas Instruments e che fossero però a questo punto PCI Express, perché la scheda madre nuova non aveva più connettori PCI e quelle che hai tu FireWire sono PCI, quindi non erano Ok, compatibili. quindi abbiamo preso un'altra scheda FireWire da mettere Esatto. dentro, che è arrivata. Per non farci mancare nulla, era una scheda mini low profile per intenderci, quindi quelle Ah, corte, così e si chiama, fondamentalmente low non profile. c'entrava nella scheda madre, low profile. Questo è low profile, oltre a, insomma, a queste cose tecniche, si montano al contrario. Poi, vabbè, adesso non ce l'ho perché l'ho rimandata indietro, però insomma sono sotto sopra, non si possono montare perché la parte di dietro, la parte dove si connette fisicamente al case del computer, è al contrario, quindi non si può mettere. E quindi ulteriori altri 2 giorni di Esatto, di ritardi. ritardo. Rimandare indietro quella, prendere un'altra, stavolta però è arrivata correttamente, con la staffa giusta e quindi tecnicamente stavolta andava. I driver erano giusti, l'ha riconosciuta subito e per fortuna lo studio ha ripreso vita. Ci siamo riusciti! In Fai così, flat lux. effetti adesso sta funzionando tutto e funziona anche meglio di prima, per quanto poi alla fine non abbiamo cambiato chissà che cosa, perché comunque è solo il processore quello che è cambiato realmente, Certo. che in effetti ha fatto la differenza pur non essendo un processore nuovissimo, però comunque il computer va molto meglio, funziona molto meglio in tutto, nei progetti comunque si sentono molto più leggeri, perché chiaramente era quello il punto principale. Con il processore vecchio, l'i5 che c'era prima, che era un 6500, era un pochino lentino, cominciava a essere un po' pesante, mentre qui Sì. assolutamente, per quanto poi non fosse un processore nuovissimo, che era, se non sbaglio, un 7700, un i7-7700, Esatto, no? che però Ok. comunque è un buon Assolutamente. incremento di prestazioni in generale. Sì, infatti ho visto subito, al di là delle particolarità tecniche, della scheda tecnica, diciamo così, che puoi sapere sicuramente meglio di me, io le ho visto proprio al lato pratico, perché nel momento in cui ho montato tutto quanto e ho cominciato a riaprire progetti e anche a fare progetti nuovi, tutti i plugin che usavo prima comunque erano tutti più leggeri, anche notoriamente i plugin dell'Arturia, che sono notoriamente pesanti, cominciavano ad essere un pochino più, non dico leggeri, però comunque sicuramente più usabili. Ale, veramente veramente tante grazie, perché altrimenti sto studio non ripartiva. Grazie a te che lo fai tutti i giorni, mi hai trovato un processore che chiaramente hai potuto anche testare, fare, insomma, Sì, fare le tue infatti. prove. Infatti la cosa che mi hai detto all'inizio è: ti trovo dei processori che so come sono stati trattati, perché Sì. io lo E poi. dicevo all'inizio nel video che giustamente i processori poi vengono sfruttati in un certo modo, come nel mio caso, per esempio, il computer è acceso in continuazione, quindi chi lo Certo. sa questi processori come sono stati trattati, quanto hanno lavorato? Infatti, la cosa fondamentale, quando magari mi chiedono dei PC ricondizionati, anche i miei clienti mi chiedono qualcosa del genere, io cerco sempre comunque di provare l'hardware, perché chiaramente, anche se un PC dal punto di vista aspetto può sembrare seminuovo oppure usato pochissimo, nulla vieta che sia stato usato magari per il mining o cose del genere che lo stressano tantissimo e quindi potrebbe avere dei problemi che vengono fuori alla lunga. Chiaro che
specialmente con i clienti, poi bisogna fornire un'assistenza di un certo tipo, per cui io quello che fornisco in generale è hardware che testo personalmente, quindi nel tuo caso, appunto, per il fatto che siamo amici, ancora di più attenzione, Ti perché ringrazio. ovviamente. No, figurati. Perché poi questa cosa è nata proprio diciamo dallo scambiarci dei messaggi, Interscambio, esatto, perché sì. comunque anche Alessandro comunque canta, fa le sue cose, no? Sì, ci provo. Ci siamo un po' messi lì a chiacchierare e siamo arrivati a che lui comunque fa questo di mestiere e tutto quanto. Quindi, volendo, allora a questo punto, se ci sono delle persone che hanno bisogno di te, comunque ti possono contattare. Assolutamente, sì, sono qui, Allora vi scusa. lascio tutti i contatti di Alessandro. Posso dire il cognome? Certo. Alessandro Porcheddu. Esatto, assolutamente sì. Che poi io ogni tanto nella mia mente leggo Porceddu perché è spagnolo Eh CH. sì, esatto. Infatti Porcheddu è una storpiatura del cognome Porceddu, non Ah esiste. sì? Sì, esatto. Ah, guarda, senza saperlo ci ho preso. Esatto, assolutamente sì. E mi stavi anche dicendo che stai aprendo anche quella di YouTube. Sì, allora io ho un canale YouTube da qualche anno che però per questioni di tempo non ha mai avuto contenuti particolari. Ora sto cominciando un attimino. Quindi sarai la mia concorrenza. No, assolutamente mio, di tecnologia, quindi di musica li Ah, so fare i ok. professionisti. Anche se magari che collaborazione potrebbe essere interessante con dei Come no? punti Magari, magari. insieme, potrebbe essere carino, anche interessante per chi ci guarda. Come no? Magari chiediamo anche a loro se c'è qualcosa di cui hanno bisogno, magari qualcosa di specifico che vogliono vedere, delle configurazioni specifiche o delle prove specifiche. Lasciatelo scritto qui sotto nei commenti, così magari facciamo una collaborazione, qualche video e facciamo delle prove specifiche. Certo, anche testare del materiale, magari delle attrezzature specifiche per fare musica per i computer senza nessun tipo di problema. Ma comunque nel tuo canale fai anche queste cose Sì, fondamentalmente, no? certo. Adesso sto per caricare un video, per esempio, fra qualche giorno, addirittura potrebbe già essere in linea in questo momento, nel quale realizzeremo un Hackintosh, ossia una macchina che fa girare un sistema operativo Mac, non essendo una macchina Apple. Quindi molto interessante questa cosa. Quindi, se volete, andate a trovare Alessandro anche sul suo canale, così magari vedete Grazie. anche delle prove un pochino più a fondo delle mie, che ovviamente io faccio il musicista, insomma, a un certo punto dico basta, mollo, perché comunque voglio fare musica. Lui invece giustamente fa il suo lavoro e co come qualsiasi persona che fa il suo lavoro sta lì e chiaramente con la passione di farlo, insomma, va sempre molto più a fondo. Andate a trovarlo, andate a trovarlo. Ti ringrazio Alessandro, veramente tante grazie e spero di non rivederti. Oppure vederci cosa strana al di Ma là del computer che non funziona. esatto, Grazie assolutamente. Grazie ancora. Un a te, a abbraccio. Ciao. presto, ciao a tutti. In pratica, dal semplice cambiare un processore ad un computer, che di solito in passato ci mettevo tipo una mezz'oretta a farla grossa, questa volta ci ho messo 12 giorni e non pochi problemi a corredo. Ma a questo punto, che cosa abbiamo imparato da questa avventura? Perché c'è sempre qualcosa da imparare quando qualcosa ci mette in difficoltà e cerchiamo e troviamo una soluzione. E non fate come quelli che poi non ci provano mai, perché se poi non ci riesco, che paura! La prima cosa che abbiamo imparato è che spesso le cose veloci non sempre vanno a buon fine, ma questo probabilmente lo sapevamo già, la gatta frettolosa ha fatto i figli ciechi. A meno che però non siamo ben oleati in quello che stiamo facendo e non come me che l'ho fatto l'ultima volta tipo 5 anni fa, perché a quel punto ci porta ad un altro livello, ci mette in competizione con quelli migliori di noi, un po' come se avessimo dei superpoteri. Però prima chiaramente dobbiamo metterci lì, sbatterci la testa e farlo diventare un po' come se fosse respirare. La seconda cosa che invece abbiamo imparato è che non si fa mai un cambio di sistema se non abbiamo abbastanza margine di tempo da dedicare a questa cosa, o magari ancora peggio, stiamo facendo anche dei lavori e quindi non possiamo spenderci più tempo, perché puntualmente arriveranno dei problemi e a quel punto sicuramente ci tireremo le bacchettate sulle dita perché non riusciamo a fare quella cosa, non riusciamo a rientrare in tempo. Terza cosa che abbiamo imparato, anche se probabilmente ce ne saranno molte di più a cui io non ho fatto caso, è che sarebbe sempre meglio avere un sistema di riserva, piccolo o grande che sia, da avere lì e da collegare nel momento del bisogno, così possiamo continuare a fare il nostro lavoro e non rimaniamo a piedi.
Comunque, provate, provate sempre e al limite fallite, ma avrete sicuramente avanzato nel vostro percorso personale e professionale. Se poi avete bisogno di Alessandro, vi lascio i suoi contatti qui sotto nella descrizione del video e se siete lì sotto, se volete rimanere in contatto con me, vi lascio anche la mia lista contatti, così se YouTube dovesse andare via un giorno, noi ci possiamo mantenere in contatto. Che poi tra l'altro ho anche alcune novità che vi voglio far vedere, molto carine, ma quelle le vedrete comunque nei prossimi video. Nel frattempo che siete lì sotto, comunque date anche una bella botta al like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così noi ci vediamo anche al prossimo video, visto che adesso anche il computer funziona. Ciao da Red.